few moments later. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Come avrete già letto dal titolo, nuovo vlog. E volevo chiedervi scusa perché mercoledì non sono riuscito a caricare. Io solitamente sto caricando il mercoledì. Avrei dovuto vloggare nella giornata di martedì per poi appunto caricare il video il mercoledì. Non mi piace pre-registrare troppo tempo prima, soprattutto con i vlog. Mi piace farli proprio immediati, cioè lo registro, lo edito e lo carico. Anche perché appunto sono video che si rifanno a delle giornate specifiche. Non si tratta di un video in cui magari c'è un tema, si parla di qualcosa di specifico, allora magari quando lo carichi lo carichi. Cioè, quindi non ha senso caricarli, almeno per me, tipo un mese dopo, mentre invece tanta gente lo fa tranquillamente. A me non piace, è una mia preferenza, preferisco farli, editarli e caricarli. Quindi stavo dicendo, avrei dovuto registrare martedì, ma purtroppo è venuto a mancare il nonno di mio cognato la notte precedente, quindi praticamente siamo saliti per stare vicino a mio cognato, alla famiglia di mio cognato, a mia sorella, che anche per lei è stata una bella botta, perché non avendo più i nostri nonni ormai da diversi anni, mia sorella si era affezionata un sacco sia al nonno che alla nonna. Mia sorella appunto è incinta e il nonno, questo signore, praticamente le toccava sempre la pancia e diceva a mio nipote: ti aspetto qui, ti aspetto qui. Ci teneva veramente tanto, quindi per mia sorella è stata anche una bella botta. Quindi siamo andati su e siamo tornati praticamente oggi. Quindi insomma non mi sembrava il caso di registrare, di vloggare ieri o martedì. Quindi ho iniziato il vlog stamattina, che ero ancora da mia sorella, ma diciamo erano passati 2 giorni, quelli un pochettino più brutti. Adesso sono quasi le 5, manca qualche minuto alle 5, e stiamo andando in questo negozio dei cinesi enorme, credo che sia il più grande che c'è in zona. Ma perché? Perché praticamente quando arriva ottobre mette tantissime cose di Halloween, c'è un reparto enorme completamente dedicato alle cose di Halloween, e vediamo se troverò anche qualcosa da comprare. Non servono per la sera di Halloween, perché tanto praticamente la sera di Halloween lavorerò. Però insomma, se trovo qualcosa di carino da mettere in giro per casa, giusto per rendere la casa un po' più a tema, lo prenderemo. Se no, vi faccio vedere giusto quello che hanno. Vabbè raga, io prendo un paio di queste e mi travesto da modella di Victoria's Secret. Adoro.
Allora, siamo appena usciti. Adesso stiamo aspettando mamma, che è entrata dentro al Lidl. Ma non avevo la benché minima voglia di scendere. Comunque non ho comprato nulla. Era tutto figo, avrei comprato veramente tutto, ma poi ho pensato, cioè è inutile, perché non è che ho in mente di fare qualcosa tipo feste a tema. Il 31 essenzialmente lavorerò, quindi praticamente non ha nemmeno senso stare lì ad acchettare la casa. Stavo pensando almeno di fare la zucca. Comunque alla fine l'unica cosa che ho comprato è questo rossetto nero. Non ha un vero e proprio scopo. L'ho comprato perché costava tipo un euro e qualcosa, ma visto che a giorni devo fare il TikTok per Halloween, tipo speciale Halloween, un utilizzo glielo troviamo sicuramente. E adesso andremo ad assaggiare insieme questi qua, gli Oreo Baniadas. Non so cosa sono, cioè vedendolo dall'immagine sembra un Oreo ricoperto di cioccolata con una crema fresca rispetto alla solita crema alla vaniglia dell'Oreo. Oggi al negozio dove siamo stati avevano le macchinette, le ho trovate, ho detto vabbè, lo prendo, così lo assaggiamo insieme. Allora, si presenta così, ne sono due, ed è un biscottino ricoperto di cioccolata. Andiamo ad assaggiarlo. Non riesco a capire bene cosa sia la crema dentro, se è la crema classica dell'Oreo. Mi aspettavo tipo la crema del... come si chiama? L'Happy Hippo? Happy Fresh? Fresh? Non mi ricordo come si chiama. Niente di che, è un piccolo snack, una piccola porcatina. Non è niente di straordinario, però è... ci sta. Allora, sono quasi le 10:30 e sto aspettando la mia amica Serena. Sta per venirmi a prendere, andiamo a berci una cosina. Non ci vediamo da qualche giorno e quindi niente, facciamo una specie di resoconto, facciamo un po' le pettegole. E quindi nulla, io aspetto che mi venga a prendere Serena, poi vi faccio vedere cosa ci beviamo. E non so se il vlog lo chiudo già stanotte, ma non credo, perché forse si fa tardi, non lo so. In caso se non lo chiudo stanotte, lo chiudo domani mattina. Quindi comunque prima di chiudere il vlog ci rivediamo. A dopo! No comment. Allora raga, sono le 6:15 e siamo nel pieno centro di Chieti. Praticamente abbiamo passato le passate 3 ore a parlare con un signore che a detta sua ha lavorato con tantissimi nomi noti di Mediaset tra gli anni 80 e gli anni 90. Siamo nel centro di Chieti perché Serena, la mia amica, sta facendo le fotografie per andare a richiedere il passaporto, perché se tutto va bene a dicembre dovrà passare da dicembre 2 mesi a New York. Quindi praticamente abbiamo passato 3 ore con questo signore che ci ha raccontato tutta la sua carriera. Adesso siamo qui, raga, veramente sono le 6:15, non sto scherzando, i miei saranno incazzatissimi perché qui c'è una giacca buttata. Chiudo. The next day. C'è un detto da noi che dice: chi vola acqua di prima mattina ha fatto il porc la sera prima. Letteralmente, chi vuole l'acqua di prima mattina è perché ha fatto il porco la notte prima. Allora, scusate, mi sono alzato dal letto perché ho cambiato idea. Ho pensato che non volevo fare l'altro buttato, svaccato sul letto col cane addosso. Comunque, poi alla fine siamo tornati a casa alle 7 di mattina. Siamo stati in giro fino alle 7. Se non sbaglio, Serena non è ancora tornata a casa, perché quando l'ho accompagnata a fare le foto, poi prima di riportarmi a casa, siamo passati davanti alla questura, perché è lì che si va per fare il passaporto, per vedere se c'era già fila, perché a lei era stato detto di andare presto, 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 perché purtroppo quell'ufficio è aperto solo una volta a settimana e ci sono solo 40 posti. Quindi praticamente è consigliabile andare a fare la fila prestissimo. C'erano già una decina di persone. È quello, finito. Cioè, se hai 40 persone avanti a te, tu sei il 41esimo, non ti fanno il passaporto. E nulla, raga, nonostante io sia sveglio già da più di un'ora, non riesco a carburare bene, perché voi avete visto solo quel gin tonic che vi ho fatto vedere.
nella clip, ma in realtà ho bevuto un ciccinino, un pochettino di più. E nulla, comunque raga, il vlog finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un pochettino di compagnia. Lo scopo dei vlog è sempre quello: passiamoci una giornata insieme, vi faccio vedere quello che succede nella mia vita inutile e trash. Se il vlog vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commentino, iscrivetevi al canale. Cerchiamo di arrivare almeno a 200 iscritti. Anche se devo dire la verità, il canale sta crescendo piano piano piano, ma mi sta dando un sacco di soddisfazione, perché ad oggi su YouTube fare, prendersi un pochettino di pubblico è diventato difficilissimo. Non è più come anni fa. Oggi te la fanno veramente sudare. E quindi io ogni volta che vedo che il counter sale anche solo di uno o due iscritti sono contentissimo. E quindi vi ringrazio tutti. Comunque io vi mando un bacione, un abbraccione grande grande e vi aspetto con il prossimo video, vlog, qualsiasi cosa sia. Ciao!